Ciao a tutti, oggi è il momento di un nuovo video tag, tanto per cambiare, dirà qualcuno, mentre a qualcun altro so che piacciono i video tag, quindi spero che faccia piacere a più persone possibili. Quest'oggi ho deciso di fare il winter tag, creato da Giampi del canale Just Be Riva, di cui vi metterò naturalmente il link nell'info box, il link, perché uno solo, intelligenza, e sono stato taggato da Ciro Foc. Come vedi, caro, piano piano sto adempiendo a tutti i tag che mi hai fatto con molta pazienza nell'aspettare, tra l'altro. Cominciamo. Cosa ti piace dell'inverno? Questa, come chi mi conosce un po' sa, è la domanda, una delle domande difficili, perché io non sono affatto un amante dell'inverno. Devo ammettere che a volte alcuni vestiti è un piacere metterli e uno quasi quasi non vede l'ora di aspettare che faccia freddo per indossarli. Mi sono dovuto sforzare, però effettivamente non avevo pensato a questa possibilità. Cosa non ti piace dell'inverno? Allora, troppi strati di vestiti, per l'appunto, troppo freddo. Io odio il freddo, le mie gambe, come le gambe di un buon numero di persone disabili, diventano dei tronchi di legno. E una mossa che in primavera, in estate o anche in autunno volendo non mi fa niente, in inverno mi fa urlare dal dolore. Quindi questa non è una cosa da poco. E poi, comunque, di solito l'estate si organizzano più cose, e le persone magari sono un po' più libere, per chi ha un'intensa vita sociale, cosa che io non ho, magari ci si vede più spesso. Sono troppe cose, insomma. Questo per dire che, insomma, l'inverno la gente lavora, quante volte ho detto insomma, e di certo per chi ha una vita sociale non la favorisce. Descrivi il tuo inverno ideale. Allora, avete presente quel sole che non batte, che non picchia, quelle rarefatte belle giornate? Questo è un elemento essenziale del mio inverno ideale. Poi la neve è bella solo sulle cartoline, quindi neve lontana da me perché non si esce. Ma mi sa che sto rispondendo a un'altra domanda, quindi mi fermo. E poi cos'altro? Un solo strato di vestiti, perché i vestiti a maniche lunghe possono essere anche bellissimi, ma il fatto che tutte le volte te ne devi mettere tre, che due scatole. Quindi un solo strato di vestiti e sensibilità nelle gambe, decisamente. Qual è la canzone che descrive il tuo inverno? Ma che freddo fa di nada, perché io sono freddoloso. Sta nevicando, preferisci restare al caldo dentro casa oppure uscire? Non è che preferisco, io resto dentro casa, anche se odio stare in casa, perché uscire con tre strati di vestiti, dei lastroni di ghiaccio alti non si sa quanto, cioè non si, a parte che fa freddo, ma non si cammina nemmeno. È iniziata la stagione invernale, qual è la prima cosa che fai? Ma che palle! Se dovessi descrivere l'inverno con una parola, quale sarebbe? Noioso. Tagga almeno tre persone. Allora, io spero di riuscire a taggare qualcuno che non l'ha fatto, perché ho visto che almeno due delle persone che volevo taggare l'hanno già fatto. Quindi, se volete pubblicità occulta, andatevi a vedere i winter tag di Lucy Rose Cepondini e Corinne Mantineo, che l'hanno già fatto. Invece io taggo, voglio provare a taggare, vediamo un attimo, io taggo la mia amica Mary del canale Luca Mary De Cadella, a cui non l'ho visto, quindi mi sa che non l'ha fatto. Poi taggo Corinne Live. E
E voglio taggare Denis Caselli, che non taggo molto spesso, quindi siccome non ci becchiamo nemmeno spesso, magari l'avvertirò di questo video. Sono riuscito a partorire 3 tag, abbiate pietà di me. Ringrazio Giampi per aver creato questo video, ringrazio Ciro per avermi taggato e noi ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti.